si parte da Sardegna, ovviamente, da Sassari, quindi Marco Bambino, i primi passi. Ho visto che giocavi a calcio prima di giocare a basket. Sì, diciamo che ho una famiglia di sportivi, mia mamma, mio fratello, mio padre, anche gli altri miei fratelli giocano, però giocavano a calcio e basket, quindi separatamente, quindi lo sport era in famiglia. Ho iniziato giocando a calcio da piccolino, però mi piaceva anche il basket perché il mio fratello più grande giocava a pallacanestro, mia mamma lo stesso, mio padre lo stesso, quindi andavo sempre a vedere le partite sue, appena c'era un momento libero, un time out o la fine dei due quarti, prendevo il pallone che era più grande di me, andavo a tirare in tutti e due i canestri, con mia zia che magari mi portava da una partita all'altra, perché in contemporanea ero in un campo e all'intervallo di un'altra partita ero nell'altro campo, non si sapeva come facessi, però ero lì, sembrava che avessi il teletrasporto. Niente, però ho iniziato facendo calcio, poi ho fatto per un po' di anni calcio e basket, quindi passavo da lunedì, mercoledì, venerdì calcio, martedì e giovedì basket. Ne avevo praticamente tutta la settimana impegnata, e sabato e domenica le partite. Capitava che in contemporanea avessi anche una partita di calcio la domenica mattina presto e poi subito dopo quella di basket, quindi finivo la partita di calcio, mi toglievo i calzettoni, mettevo magari anche un po' sporco di fango nei polpacci, no? Mi mettevo i calzoncini da basket e andavo a giocare la partita. Penso sia stato il momento più bello. Poi è chiaro che quando si cresce anche gli studi diventavano un po' intensi, ovviamente la mia famiglia non poteva trasportarmi da una parte all'altra della città. Ho scelto lo sport che mi divertiva di più al momento, ero in terza media e niente, ora sono contento di aver fatto questa scelta. Però il calcio un po' mi manca, quando c'ho tempo d'estate mi rifaccio due tocchi, ecco. Ma che calciatore eri come ruolo? Oh, attaccante. Attaccante. Attaccante, mancino. Segnavo abbastanza quando ero pulcini esordienti. Però ecco, il basket diciamo che è stata una bella scelta. La Sardegna e il basket. Che rapporto c'è tra la regione e la pallacanestro? Ma sì, è la scuola di un popolo. Ti parlo di Sassari perché alla Serie A ci sono tantissime persone che sono abbonate da Cagliari, che vanno ogni domenica a vedere la partita, quindi questo ti fa capire, si fanno 200 km per andare, 200 km per tornare, ti fa capire che la squadra della Sardegna è di un popolo, sono veramente legati alla squadra, come lo sono io perché sono cresciuto lì, è veramente indossare quella maglia è qualcosa di unico, di speciale. E niente, è chiaro che in futuro mi piacerebbe tornare lì e veramente finire la carriera lì, perché ho un senso di appartenenza verso la mia terra, verso il mio popolo che va oltre confine. Fuori dal campo com'era Marco Bambino? Ma uno che viveva fuori, ai miei tempi ti parlo perché sono ancora giovane, non c'erano i cellulari, non usavo i cellulari, mi bastava un pallone d'estate. Uscivo alle 9 del mattino, tornavo all'1, alle 2 ero di nuovo giù sino alle 9 e poi già mangiavo a cena e ritornavo giù a giocare, quindi questo era il Marco, il ragazzino che giocava a pallone, a calcio tedesco, non so se voi ci avete mai giocato, nascondino, facevo mille giochi, quindi sono veramente contento della mia infanzia perché veramente mi ha costruito. Poi una serie di prestiti in giro per l'Italia. In tanti dicono che per i sardi spostarsi dalla propria terra è difficile. Te come l'hai vissuto? Sì, come hai detto tu, non è stato facile. Essendo sardo, andare fuori è tosta, però sentivo che avevo bisogno di fare questo passo per il mio futuro, per aprire quel cassetto che avevo un sogno. Sentivo che dovevo farlo, l'ho fatto a 18 anni. Niente, è stato, penso, veramente fondamentale per me, perché ti apre un mondo, ti apre, diciamo, sono andato via che ero ragazzino, sono tornato che ero uomo, ti apre un mondo perché non c'è la tua famiglia dietro, ti devi arrangiare da solo, devi farti tutte le cose da solo, ti fa crescere come persona, e questo penso sia stato fondamentale per il mio cammino, da Bari a Casal Pusterlengo, Reggio Calabria, Tortona, Bologna, chi più ne ha più ne metta, Kazan, che è stata penso
tosta, veramente tosta andare lì. Però sono scelte che rifarei e che consiglio veramente a un giovane che ha un sogno nel cassetto di diventare un professionista. Sono cose che ti aprono veramente un mondo. Tante città in poco tempo. Sicuramente avrai avuto un momento difficile dove hai pensato non ce la posso fare. Qual è stato? Ma sicuramente il primo perché eravamo una squadra giovane, una squadra messa in piedi un po' così. Io poi andai via a dicembre per andare a casa del Pusterlengo. Era una squadra fatta di giovani che stava facendo molta fatica nel campionato di Lega 2 Silver. Niente, poi c'è stata l'occasione di andare a casa del Pusterlengo, fare l'Under 19 giovanile che era veramente forte, quindi entrare in un gruppo già forte. E poi allenarmi con la prima squadra, però non avevo minuti che mi dava l'allenatore, quindi dovevo allenarmi e poi si vedeva. Ho avuto l'occasione che i due playmaker si erano fatti male, giocai bene una partita e poi da lì veramente è sempre stato un gradino in più ogni partita. L'allenatore si fidò di me e vincemmo lo scudetto Under 19. Arriviamo in finale con Mantova che poi abbiamo perso gara 5, però venimmo ripescati in Lega 2 Gold. Rimasi lì l'anno successivo perché comunque mi ero trovato benissimo, mi avevano dato tanti minuti alla fine, quindi pensavo che quello fosse lo step giusto da fare. Voglio salutare la mia famiglia che fa tanti sacrifici per tenermi qua e a tutti quelli che credono in me, un grande abbraccio. Il campione d'Italia della AC Geco Casal Pusterlengo. Ciao, ciao, ciao. Niente, poi da lì è stata Reggio Calabria, Tortona, che è stato un anno fondamentale, Bologna, da lì è sempre stato veramente tanti gradini in su. Niente, poi sono tornato a casa, ero veramente, veramente felice, era un sogno che coronavo. E niente, poi sono andato a Kazan. È stata veramente tosta lì, però il giocare l'Eurolega era qualcosa che avevo dentro, che volevo provare. È stata un'opportunità che mi si è presentata davanti e l'ho presa al volo. Dopo tanto girare, poi arrivi in una città dove il basket si respira quotidianamente, Bologna. Vabbè, Basket City lo sappiamo. Mi piaceva tantissimo andare il giorno prima della partita a farmi una passeggiata in via Indipendenza. Prendevo il mio tram che passava sotto casa, mi lasciava lì molto tranquillamente come una persona normale. Mi facevo le vasche, mi piaceva tantissimo andare avanti e indietro. Ogni tanto qualcuno ti riconosceva che magari della Fortitudo ti diceva: il derby, mi raccomando, non farci male. Poi incontravi un virtussino che ovviamente ti gasava e ti ricordava il derby, ovviamente, sempre quello. Da lì ti rendi conto quanto sia importante come città, quanto ci tengono alla squadra. Per fortuna è andato veramente bene, abbiamo vinto Coppa Italia e campionato. È stato veramente un anno per me fantastico. Ogni volta che vado lì o gioco lì è veramente una lacrimuccia che mi viene. Sono veramente contento dei progressi che hanno fatto come società, come squadra. Sono dove meritano di stare e niente, per tutti i tifosi mi stanno veramente a cuore. Sicuramente la vincita della Coppa Italia penso sia stato veramente un flash per tutti quanti per dire che ci potevamo provare veramente il primo anno dopo essere tornati subito in A2. L'abbiamo dimostrato sul campo vincendo. Poi ora i flash che mi vengono sono tutte le chiamate che mi faceva Alberto Bucci dopo le partite, che veramente si congratulava con me, era veramente un uomo di valori eccezionali. Ogni lunedì non perdeva una telefonata, veramente, ogni volta mi chiamava, mi faceva i complimenti, quando c'era una partita mi cercava di spronare un po' di più, quindi è stata veramente
una persona fondamentale per me lì, mi ha aiutato molto. Niente, però è stato veramente il complesso di Bologna, è stato veramente tutto quanto super, dall'allenatore, da Ale, allo staff, compagni, veramente non posso dire niente di negativo, quindi... Poi di nuovo Sassari, è ripartito da ragazzino, torni da adulto e vinci. Emozioni incredibili, immagino. Ma quando c'è stata la firma ero veramente carico, anche se mentalmente ero sfatto dalla serie di Bologna, che è finita veramente tardi. Però quando ho firmato a casa, quando ho firmato con Sassari, avevo un'energia dentro che volevo subito riprendere a giocare a pallacanestro e voler tornare a casa. È sempre stato un sogno giocare da professionista davanti anche alla propria famiglia, davanti ai miei genitori. È stato veramente bello poi vincere, un qualcosa che sognavo, che non ha nulla a che vedere con le altre maglie, con tutto il rispetto, però è qualcosa che hai dentro, che ce l'hai tatuata dentro, poi specialmente la Sassarese che gioca nella Dinamo, è un qualcosa che non si può spiegare. Cercavo di spiegarlo agli altri che venivano magari da fuori, o americani, il senso di appartenenza che si ha per quella maglia. Devo dire che il primo anno non è andato benissimo, però il secondo, da quando è arrivato il Poz, devo dire che è andata alla grande, perché abbiamo vinto la Fiber Europe Cup. Poi siamo arrivati in finale, scudetto, che abbiamo perso con Venezia, per un soffio, però si è veramente respirata un'aria fantastica in quel periodo, veramente bella. Poi l'anno dopo abbiamo vinto la Supercoppa, quindi diciamo che ho vinto due trofei lì. Sono cose che ti rimangono dentro, che poi quando sarai un po' più grande magari ti giri dietro e sarai orgoglioso del percorso fatto. La città come ti ha accolto? Sei anche diventato il simbolo di questo senso di appartenenza che ci raccontavi. Ma sono stato accolto benissimo, tutti non vedevano l'ora di vedermi all'opera. È chiaro che non è facile giocare in casa essendo di Sassari, fare, diciamo, il profeta in patria, come dicono in molti, però io dico che se ci riesci è fantastico. Poi che si vinca o che si perda, però devi dare l'esempio in campo, devi essere sempre il primo a sputare sangue per quella maglia, poi che si vinca o che si perda, è chiaro che se vince è meglio, però devo dire che il mio percorso da profeta in patria lo risulto molto positivo per come è andato, e niente, sono veramente contento di averlo fatto. E qui nasce il tuo rapporto col Poz. Com'è iniziata tra voi? Ma è arrivato a febbraio, prima della Coppa Italia. Fece un paio di allenamenti prima di giocarla. E niente, è arrivato lì. Ero curioso di conoscerlo dal vivo, perché l'avevo visto poche volte. Avevo visto dei video suoi, però dal vivo non l'avevo mai conosciuto. Sapevo che era pazzo, però poi quando conosci una persona non è solo pazzo, ecco, è un grande conoscitore della pallacanestro, ha ampi margini di miglioramento come allenatore, quindi le persone magari lo vedono, come si può dire... Esuberante così. Sì, esuberante, perché vedono i video ma non lo conoscono veramente, quindi ho imparato anche a prima di giudicare una persona veramente, di conoscerla profondamente, di non dare pregiudizi. I love you, Ian. I love you. Ma ti posso dire che è stato come un amore a prima vista, perché ha creduto in me, mi ha dato tanti minuti, ha visto in me qualcosa. Diciamo che ci siamo trovati nel momento giusto, tutti e due. È nato un amore poi con Sassari, i tifosi ci amavano, quindi noi stavamo andando bene. Abbiamo fatto un percorso di 22 vittorie di fila, quindi questo secondo me ha aiutato molto. Niente, poi sappiamo tutti adesso come il rapporto che c'è tra noi è fantastico e ecco, lo tengo stretto.
Io mi vedo forte come spesso in giro, ma non solo nel campionato italiano. Sono un giocatore da Eurolega spesso, perché io probabilmente ho visto nella vita uno con le palline come quelle di Marchini. Ma magari nei video escono solo le cose di felicità, però è uno che pensa molto, che vuole il meglio per la squadra e il meglio per i giocatori, e quelle cose non si vedono. Ci soffre tantissimo per la partita, per noi. La gente vede solo i video che mentre lui salta su Giannis o non lo so, mentre festeggia, però è una persona che dall'altra parte ci tiene un sacco. Che si stressa molto per i giocatori o se la squadra va male, quindi queste cose non si vedono, però ripeto, prima di dare pregiudizi su una persona bisogna veramente conoscerla bene, a pieno. Riguardo la carta di credito, sì, è capitato che ce l'ha data un paio di volte, era anche lui contento, quindi ci ha detto andate a fare una cena tutti insieme, divertitevi, perché lui da giocatore era il primo a divertirsi, quindi sapeva che ne avevamo bisogno anche per creare gruppo, a volte serve. Nel 2018 c'è anche una breve tappa a Tarragona per i Giochi del Mediterraneo. Ma è stata anche lì un'esperienza bellissima, perché diciamo che è stata una mini olimpiade, si parlava di 3 contro 3, quindi non 5 contro 5. Vi dico che mi sono divertito veramente un sacco a giocarlo, perché è un gioco molto veloce, le regole è chiaro che sono diverse perché giochi su una metà campo. È chiaro che giocando a pallacanestro non sono difficili da capire, però ti ci serve un po' di allenamento. È un gioco talmente veloce che è veramente bello da giocare. Poi siamo arrivati secondi, quindi ci tenevo particolarmente a vincere, perché il complesso era veramente bello. Peccato che abbiamo perso la Francia, però è stata tuttavia un'esperienza veramente positiva, in cui sono andato lì per divertirmi, poi mi sono anche preso una medaglia d'argento per quello che conta, però ecco, è stato bello. Dovevi finire a Malaga, al caldo, al sole della Spagna, poi sei finito al freddo di Kazan, due città molto diverse. È stato tosto, perché quando sono andato a Malaga ho detto il posto qua è fantastico, sono veramente capitato in una città super, avevo la casa a 100 metri dal mare, quindi ho detto wow. Quando il mio agente mi ha detto che c'era l'opportunità di andare in Russia, sono stato un po', ho spalancato un po' l'occhio, ho detto wow, però nell'altro senso, non in un senso positivo, ho detto wow. Però è chiaro che quando mi ha detto che c'era l'Eurolega, mi si sono aperti veramente gli occhi, ho detto è un'opportunità che bisogna cogliere al volo, e l'ho fatto subito, ecco, quindi non ci ho pensato due volte a dir di sì. Però non è stato facile il primo mese, perché molta gente non parla l'inglese lì. Quindi giravo un po' col traduttore quando mi servivano delle cose, però ecco dai, è stata una bella esperienza. Com'è vivere in un paese così distante dall'Italia? Ah, devo dire la verità, all'inizio ero molto preoccupato, perché vai a vivere in un'altra cultura, in un altro paese molto lontano da casa tua. All'inizio è stata tosta, il primo mese è stato veramente tosto di ambientamento. Però poi ti dico, è arrivata anche poi la mia ragazza col cane, quindi ha facilitato molto di più le cose. Però alla fine ti sei ambientato e i risultati della squadra hanno aiutato, perché stava andando veramente bene sia in campionato che in Eurolega. E niente, mi sono trovato veramente bene, è una cultura completamente diversa dalla nostra. Uscivi e c'era molto freddo, perché era meno 30, meno 25 ogni giorno. Però sono cose che ti aprono la mente, che ti fanno vedere nuove culture, che ti affascinano, quindi è stato veramente bello. Mi ha molto aiutato Claudio Coldebella,
È stata per me una figura fondamentale lì, probabilmente senza di lui sarebbe stata veramente tosta e difficile. Poi è chiaro che c'era un ristorante italiano sotto casa, quello mi ha facilitato molto, Giustino. E niente, sono persone veramente che porto dentro di me, che sento spesso. Rifarei comunque sicuramente quella scelta lì. Come hai vissuto poi tutto quello che è successo a livello, diciamo, poi di guerra? Ma l'ho vissuto abbastanza bene, nel senso che quando è iniziato tutto quanto sono tornato a casa una settimana per portare la mia ragazza e il cane, perché comunque anche i genitori erano molto preoccupati. Sono andato lì per tranquillizzarli, per dirgli che lì ero al sicuro, non c'era niente. Poi sono tornato lì a finire la stagione da solo. È stata tosta perché da solo, sai, non è stato facilissimo, però lì ero al sicuro, quindi sapevo di poter tornare lì ed essere tranquillo. Estate 2022, Milano, poi Berlino. Un europeo da protagonista e una prestazione, quella con la Serbia, che ci ha fatto sognare a tutti quanti. È stata forse una delle partite più belle della mia carriera, non lo nego, però è chiaro che è stato tutto un complesso partendo da Milano, non vedevamo veramente l'ora di giocare in casa all'europeo il girone, vedere il forum pieno è stato veramente incredibile, emozionante da parte nostra. Poi è chiaro che andando a Berlino sapevamo di dover affrontare la Serbia, forse molte persone non ci credevano, ma noi eravamo i primi veramente a crederci in campo. L'abbiamo dimostrato e è uscita veramente una partita fenomenale da parte di tutti. E niente, poi da lì è chiaro che ci credi veramente, no? Avendo buttato fuori una delle top 3 d'Europa. Ma le emozioni erano tante, tantissime. Anche tornando in hotel, chiamate con la famiglia, sono tante, veramente tante le emozioni, non te ne posso dire qualcuna. Però è stato veramente un percorso che secondo me ha fatto bene al movimento italiano. E niente, dobbiamo ripartire da lì. Quest'estate ci saranno i mondiali, quindi dobbiamo essere belli carichi. Playing some mean D, great hands, Serbia, but Spisu gets it and Spisu hits another three, having the game of his life. Raccontaci un po' le emozioni, com'è battere Jokic? È chiaro che se lo guardi come lo guardi da fuori, con la bocca aperta, ti devasta. Devi entrare in campo come se fosse un altro giocatore, darci dentro, dargli botte, picchiarlo, non so, fare qualcosa per non farlo esprimere, diciamo. È chiaro che quando sei dentro non ci pensi, pensi alla tua squadra, pensi a vincere, pensi a fare del tuo meglio. Poi quando finisce la partita dici, cavolo, abbiamo battuto la Serbia di Jokic, Micic, Lucic o chi ne ha più ne metta. È stata veramente una bella vittoria che ci porteremo dentro. Ci puoi raccontare un altro episodio che possa raccontare bene lo spogliatoio azzurro? Siamo un gruppo unito, penso si sia visto anche in campo, ma l'aneddoto che mi ricordo sono gli abbracci a fine partita che ci siamo dati dopo la Serbia. Erano abbracci veramente che duravano tanto, che ti stritolavano e quindi ti facevano capire che veramente avevamo fatto qualcosa tutti insieme di grande. Niente, che ti davano forza, energia l'un con l'altro, quindi speriamo, ecco, di poter ripetere questi abbracci più spesso, ecco. Il futuro ti porterà in Oriente, al Mondiale 2023, Giappone, Filippine e Indonesia. Il morale è alle stelle, ci siamo qualificati con 2 giornate d'anticipo, quindi questo ti fa capire tanto. Quando si va lì è veramente una gioia indossare quella maglia, una cosa che veramente non si può descrivere.
Adesso in febbraio abbiamo due partite, vogliamo chiudere bene. Niente, poi da luglio ci prepareremo per il mondiale. Anche lì è chiaro che vogliamo far bene, vogliamo veramente toglierci qualche soddisfazione. E niente, poi si vedrà. Nello spogliatoio dell'Italia, parlate di Paolo Banchero. Ma se mai dovesse accettare, saremmo veramente contenti, quindi speriamo che accetti, ecco. Sicuramente sarà un innesto in più che ci abbiamo, che male non ci fa, ecco, quindi un giocatore super, sta dimostrando in NBA di poter fare quello che vuole al primo anno, quindi penso che sia una pedina in più che ci può far solo che bene. È chiaro che la nazionale non è uno contro cinque, si gioca di squadra, quindi dobbiamo essere bravi anche noi a fargli capire che entra in un contesto in cui serve il suo aiuto, ma ecco, ci sono anche tanti altri giocatori che possono far bene, quindi se lui entra con questa mentalità possiamo veramente toglierci soddisfazioni. Dopo le emozioni con l'Italia, arriviamo al presente, un presente che si chiama Venezia. Sicuramente il primo giorno è stato fantastico perché Francesco mi ha portato in gondola, quindi non potevo esordire in una maniera migliore. Mi ha portato col battello, mi ha fatto fare un giro della città e poi ho fatto due scatti in gondola in Piazza San Marco, che era veramente una giornata fantastica. È stato tutto positivo, è una società ambiziosa che vive di pallacanestro, dal proprietario al presidente. Ci sta bene, il gruppo è super, quindi abbiamo avuto un po' di problemi all'inizio di ambientamento, di rodaggio, però siamo veramente sulla strada giusta per poter far bene. Dal campo alla città, Venezia è una città unica al mondo. Sì, è spettacolare. Ogni volta che si va a Venezia, quando c'è un po' di tempo libero, è qualcosa di unica. Non ti stanca mai, quindi ecco, spero di poter avere più tempo libero, così posso visitarla più spesso. Avendo vissuto quella famosa finale, che immagino, raccontami anche un po' quello. Cioè, stai aprendo una... ci avevo i punti. È stata una partita che mi ha fatto male perché ci speravo, ci tenevo tantissimo a vincere quella partita. È chiaro che davanti avevamo veramente uno squadrone, guardando adesso, quindi ti dico che sono veramente contento del percorso che è stato fatto lì, però chiaro, complimenti a loro perché hanno anche meritato di vincere. Però se avessimo vinto noi non avremmo rubato niente. Sentiamo, sono il taglierzo, è il momento della festa! Ma è chiaro che i tifosi non sono mai contenti, no? Però è chiaro che non capiscono che la carriera di un giocatore è breve e che bisogna guardare avanti. Credo che se fossero stati nei miei panni avrebbero fatto lo stesso, quindi bisogna trovarsi nei panni di un giocatore. Ma ci sta, è chiaro che non siano contenti, però devono capire che si deve guardare avanti e che le ambizioni di un giocatore sono alte o basse, le mie sono sempre alte, quindi devono capire anche questo. Nel tuo viaggio, come hai detto tu prima, hai conquistato tutto un gradino alla volta. Quali sono le due parole che ti hanno guidato? Sicuramente l'umiltà è la base, la determinazione, il non mollare anche quando le cose vanno male, il voltare pagina e cercare di guardare avanti. Penso che queste siano le cose fondamentali. Ho sempre cercato di riazzerare le cose quando le cose andavano bene o male. Poi, come ti ho detto prima, sono un ragazzo alla mano, semplice, mi piace uscire, fare una passeggiata.
non so, sono veramente un ragazzo molto tranquillo, uno che se la tira, dico fate il camp perché voglio proprio che i ragazzi capiscano che per diventare anche professionisti non per forza bisogna tirarsela o guardare magari le persone che se la tirano in TV. Poi sono una persona normale, sono alto 1,84, ho un po' di muscoli ma si vedono poco, quindi penso che sia fondamentale che magari guardino più me che magari un Antetokounmpo che è 2,10 m con un'apertura alare che è infinita, che ecco questo. Ci sono stati momenti in cui l'hai vissuto come un limite? Ma sicuro ti spinge a dare di più perché sei più basso degli altri, quindi devi essere più veloce, devi essere più rapido, devi pensare 2 secondi prima degli altri, devi fare tutto molto più rapido rispetto agli altri perché sono più grandi di te. Però non è stato un limite, l'ho vista sempre come una sfida che ho preso e niente, sono abbastanza cazzuto di mio, quindi è chiaro che sia un limite perché è un limite fisico, però è un limite che si può superare con queste cose che ti ho detto, quindi sono abbastanza tranquillo su questo.